Servono persone come lei per trasmettere fiducia. Gente impazzita. Un universo ferino e disperato, in una Roma flagellata dalla siccità, si incrociano tante storie. Il driver Mastandrea, la borghese Fanelli, il medico Claudia Pandolfi, il detenuto in fuga Silvio Orlando e tante tante altre vicende. La siccità è il sintomo di una crisi umana e spirituale che forse solo il ritorno dell'acqua, il dopo Covid, in qualche modo potrà spazzare via. E soprattutto c'è anche un'altra speranza più sottile, meno esplicita, che appunto tutte queste solitudini, tutte queste infelicità, tutte queste relazioni difficili, piene di incomprensioni e di aridità, abbiano in realtà un segreto dentro, che è quello di essere legate ciascuna a quella dell'altra. L'acqua è comunque portatrice di vita. In un film che ha visto solo aridità fino a quel momento lì, quindi diciamo che forse lascia aperta una porticina a qualcosa che possa rigermogliare. Forse il riscatto forse è proprio quello di un nuovo rapporto con Dio, forse, chissà. È nata una coppia, diciamo, cinematografica, quindi prossimo film, ora abbiamo detto le cose serie. Lei è Montesi? No, lei è Valerio. Ah, certo. Pensa che tracollo di carriera, che starebbe tanto bene, guarda. Se il mio tracollo significa il tuo lancio, io mi sacrifico. L'ha detto, facciamo cose tipo dai programmi, l'ha detto.